fare questo libro. Ovviamente Fulvio mi ha accompagnata, oltre che dentro di sé, ma ne parleremo dopo, anche nei luoghi dove ha vissuto. Ho incontrato la famiglia, ho incontrato i suoi amici, ho visto quello che mi raccontava. E questo Maggio Ciondolo a un certo punto diventa la sua tana quando Silvio non c'è più. Questo lo possiamo, non abbiamo mai fatto. Non abbiamo mai raccontato. Perché non fa di 50 anni. E quel 15 febbraio del 2019 mi organizzarono una festa sorpresa dei 50 anni. E lì scoppiò qualcosa che probabilmente doveva nascere. E è nato lì. Vi spiego perché. La faccio molto corta perché è una storia abbastanza anche triste, perché io il compleanno del 15° anno in poi non ho mai più festeggiato, perché avevo un gemello, il mio gemello a 15 anni è morto per un male che succede nella vita, passano anche questi momenti, però ero piccolo, avevo 15 anni e per me il compleanno non esisteva più, non doveva più esistere, perché mi ricordava mio fratello, mio gemello, avevo giocato tanto, avevo passato non minuti, ma secondi, vivevamo assieme, quello che faceva lui facevo io, è stata una sorta, era un legame incredibile, aveva iniziato a sciare con me, sciavamo insieme, e dopo tutto un tratto, fine tutto. E allora da lì, praticamente, quando lui se ne andò, per me fu un continuo domandarmi perché lui e non io. Perché lui. E questa cosa me la sono portata avanti 20 anni, in più, quasi 25. Appunto quella festa, tornando alla festa, chi organizzò quella festa ebbe veramente una brutta idea, perché non doveva festeggiare il mio compleanno, perché per me era un giorno che non veniva a festeggiare. E da lì proprio è nato l'idea di questo libro, perché proprio quella sera lì, cioè, era presente anche Serena, perché era stata invitata anche lei a quella festa, pensa. Davanti a tutte queste 50 persone che erano davanti, dissi: Serena cara, io ora di scrivere il libro. E lei ci rimase così. Perché avevo capito che intorno a me c'era tanta ipocrisia, c'era tanta gente che, torniamo al calore di prima, della gente di qua, c'era gente che ti stava attorno solo per opportunismo e perché eri uno. Non perché eri stato unico, e quindi a me quelle cose lì sono state, non le ho mai amate mai. Bisogna rimanere sempre quelli che si è, le persone che ti girano attorno per un qualcosa, e ne so qualcosa, perché abbiamo descritto nel libro, ne ho avute tantissime. E qui è nata l'idea di scrivere questo libro con Serena. E lui era sempre così. Andavo al mare in Grecia, noi con tutti i cicletti nella corsa, tutti precisi, lui con la. La Honda Bike bastava il mondo. Chi è quella normale? Questo perché? Questo ci ha fatto capire che la determinazione e la grinta che aveva lui era al di sopra di tutto. Sarà perché lui mi ha colto in maniera diversa, con lui e Sabina c'è sempre stato un rapporto diverso. Però mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato cosa significa allenarsi, cosa significa credere in quello che stai facendo. E nel proseguire sempre la strada che stai facendo, perché prima o poi arrivai anche sul risultato. Poi, come ha detto lui, la medaglia olimpica è stata bella, ma il terzo posto è stato quello che l'ha segnato di più. Quindi per ognuno di noi, al di là del colore della medaglia, c'è stato comunque un bel risultato. Questo è bello perché oggi sono i ragazzi di Barrea, di Opi, di Veschi, di Serena. Questo che dovete imparare da un signore come Bubo, che ci dà tanto e a me la dà tanto, e lo ringrazio per questo. E per quanto mi riguarda lo dico, a me il Fulvio uomo supera di gran lunga il Fulvio atleta. Mi ha toccato la storia, non sapevo niente del fratello gemello, oggi sono rimasto un attimo, sto ancora adesso la prenderò. Mi ha preso, mi è sceso un nuovo nella gola che non vedo l'ora di andare a leggere tutto quanto il libro. E ti devo dire veramente, prima, come si accennava prima,
tu eri terrone rispetto a loro, noi eravamo già terroni rispetto a te, quindi figuriamoci come mi hanno fatto sentire, come ci hanno fatto sentire io con loro, fa le lotte, gli dico facciamo finta di niente, giù a testa bassa quando fate le gare, perché non abbiamo nulla di meno rispetto agli altri. Ed è stato vero. Nell'87 io ho rappresentato l'Italia nell'Interski in Canada, che non è una gara competitiva ma di tecnica, e mentre si andava in Canada ero l'unico istruttore del sud e mi disse Fimbe, non so se tu l'hai conosciuto, che era il responsabile degli istruttori d'Italia. La sua vita. Io ho avuto l'onore di scriverla, voi abbiatene